professoressa Dato, delegata del rettore all'orientamento d'Ateneo, anche lei presente qui con una bella introduzione per questa apertura della tre giorni del piano strategico dell'UNIFG 2022-2025. Oggi si parla, il focus è sul benessere organizzativo. Quanto, professoressa, questo tema è diventato importante anche per gli organi scientifici che ne hanno parlato negli ultimi anni? Il tema del benessere organizzativo è sempre stato al centro degli studi di tantissime discipline, dal management alla psicologia alla pedagogia. Devo dire che oggi abbiamo assistito ad un ribaltamento, cioè che dalla ricerca il tema del benessere organizzativo è entrato davvero nelle organizzazioni, nelle comunità, diventando quasi forse direi un mainstream, no? Però naturalmente, come tutte le parole che poi diventano di senso comune, è necessario continuare a riflettere, e quindi oggi per esempio è un'occasione per che una comunità scientifica, ma anche una comunità di persone, ragioni intorno ad una sfida, credo, ormai vitale e importantissima. Un metodo che non ha visto soltanto il focus, diciamo, e l'attenzione sul personale amministrativo, bensì sui giovani. Il nuovo metodo dell'università coinvolge nel benessere organizzativo anche i giovani attraverso proprio una collaborazione con uno dei loro rappresentanti. Sì, con uno dei loro rappresentanti e con tanti altri, perché noi siamo convinti che appunto l'organizzazione è un sistema vivente e vitale, che è fatto di tanti protagonisti, che il benessere non è uno stato ma è un processo e che quindi solo assieme si può raggiungere. L'attenzione ai giovani è perché il giovane deve star bene all'università, deve essere felice mentre studia, quindi parliamo di felicità accademica, ma è anche il lavoratore e il cittadino di domani. Saranno coloro che molto probabilmente andranno a dirigere nuove organizzazioni, a lavorare in nuove organizzazioni. Quindi formare e lavorare con i giovani oggi sul benessere organizzativo significa avere dei futuri lavoratori felici e soprattutto organizzazioni più sane.